due ore e mezzo al giorno, basta. Cioè, perché sennò diventa una cosa... Una droga. Esattamente. Diceva il grande Albert Einstein, il giorno che la tecnologia supera l'umanità della persona, avremo una generazione di idioti. Esattamente, sono d'accordo. E infatti confermiamo... Va bene, bello questo duetto Sozio Polinori, molto interessante e condivido. Vabbè, tutto lo charrua con lo c'è più o meno si capisco. Io speravo in un Argentina Uruguay, ma mi sa che non ci sarà. La vedo difficile. Allora, nell'ultima parte della trasmissione volevo chiedere a Federico questo, insomma, continuano le notizie di mercato sui giornali catalani di Luis Suarez. Tu sai che io sono abbastanza scettico, visto il comportamento che ha in campo. Lo ritengo un grandissimo giocatore, però, e poi non credo che la convivenza con Leo Messi e con Neymar. Tu che ne pensi? Beh, intanto è triste vedere come, sfogliando internet, si possa vedere un soprannome cannibale. È veramente triste questa cosa, perché Suarez, cioè, al momento se lo merita, ma non se lo merita come giocatore. È un giocatore fantastico e con Messi e Neymar potrebbe fare moltissimo. Certo, come dicevo anche l'altro giorno, non so se troverà molto spazio nel Barcellona, perché Suarez è una testa calda, quindi poi è un altro che è innamorato del pallone, non lo so, per il bene del Barcellona io lo sconsiglio. Secondo me non c'è niente di più. Guarda, secondo me a Luis Enrique, se una cosa non gli piace, sono le teste calde. Sì, sono d'accordo, ma io credo che sia tutta quanta una cosa probabilmente per evitare che lui vada al Real Madrid. Guarda, il Barcellona ha un giocatore che a me piace molto, Pedro, però purtroppo non può, cioè non trova spazio, o non ha legato molto anche con i compagni, purtroppo. Però io Pedro lo vedo molto come giocatore da Barcellona, anche se... Beh, non sì, gioca. Sì, sì, lui è nato e cresciuto lì, quindi sa benissimo. Quindi il Barcellona in casa i giocatori buoni ce li ha. Sarebbe una spesa inutile adesso andare a spendere soldi per Suarez, che rischia anche una pesantissima multa a livello... Squalifica. Sì, una multa, squalifica, insomma, una squalifica che lo porterà lontano dal campo di gioco. Io sono preoccupato, perché è un giocatore che, cioè, è fantastico, però non capisco cosa gli possa scattare in testa in questi momenti. Ci sono i psicologi e i psichiatri molto bravi in quel senso. Sì, infatti avrebbe bisogno di uno psichiatra più che uno psicologo. E poi io comunque vorrei anche analizzare la questione con Chiellini, perché noi conosciamo... Sono tutti... Sono d'accordo con te. Noi stiamo tutti incolpando Suarez, ma in quel momento Chiellini cosa ha fatto, cosa ha detto a Suarez? Senti, Chiellini sappiamo che non gioca molto pulito, tra virgolette, che gioca sporco, però quello non le dà a Suarez, diciamo, il salvocondotto per andare a mordere a Chiellini. È come quando successe Materazzi Zidane, che tutti incolparono Materazzi, però poi venne fuori la storia di Zidane che disse: ma la sorella... Abbiamo... Prego. Non ci abbiamo, mi dispiace, stiamo trasmettendo, scusaci, ma non possiamo. Allora, torniamo in attimo. Ecco, questo è il bello della diretta. Allora, torniamo un attimo alle questioni. L'ultima cosa che volevo chiedervi è questa: ci abbiamo gli ottavi di finale, e questi ottavi di finale
c'è già degli accoppiamenti: Brasile, Cile, Colombia, Uruguay, Olanda, Messico dall'altra parte, Olanda, Messico dall'altra parte e Costa d'Avorio, Grecia. Costa Rica, Grecia. Costa Rica, scusami. Poi abbiamo ancora Argentina e Svizzera. E da quest'altra parte, se non sbaglio, Francia e Nigeria. Allora, Argentina e Brasile stanno dall'altra parte, Federico. Quindi sì, potrebbero arrivare tutte e due. Il Brasile ha grandissime chance di arrivare fino in finale. Poi ecco, ha il Cile, che il Cile, ricordiamo, contro il Brasile non riesce mai a vincere. E poi abbiamo Colombia-Uruguay, che sarà una partitissima, anche se la Colombia è strafavorita su un Uruguay che se la rischia veramente di brutto. E quindi ci sarà un eventuale quarto fantastico tra Brasile e Colombia, tutto da gustare. Senti, ti volevo far vedere qui. Allora, parte alta a sinistra del tabellone: Brasile, Cile, Colombia, Uruguay. Quattro squadre latinoamericane. Beh, il Brasile non ha la strada tranquilla verso il Janeiro. Assolutamente no, e se la giocherà prima con il Cile. Però ripeto, contro il Cile il Brasile ha sempre fatto delle grandi partite. Quello che preoccupa il Brasile è più la Colombia e l'Uruguay, perché con l'Uruguay c'è un conto aperto del fantasma del 50, che sì, Alberto bravissimo conferma, e bravissimo. C'è una vecchia partita appunto contro l'Uruguay dove il Brasile perse la finale e quindi ha paura dell'Uruguay. Ma dall'altra parte c'è la Colombia. La Colombia non è in ottimi rapporti con il Brasile, infatti ogni partita è sempre ad alto rischio, quindi non è assolutamente facile. Mentre dall'altra parte l'Olanda se la può giocare tranquillamente, prima contro il Messico e poi contro un eventuale Costa Rica, che non è nulla di che, anche la Grecia, insomma, è un avversario poco temibile. Penso che la partita bella sarà Olanda-Messico, da quella parte. Sì, sì, Olanda-Messico sicuramente sarà una partita di cartello, dove io vedo favorita l'Olanda, perché il Messico alla fine sì è una bella squadra, ma punta soprattutto sulle giocate dei solisti come Hernandez o Dos Santos, sì, Giovanni Dos Santos, sì. Vabbè, comunque poi ci abbiamo la prima del girone H con la seconda del girone G, che potrebbe essere sicuramente il Belgio, la prima del girone H, la seconda del girone D potrebbe essere Germania o Stati Uniti, più probabile gli Stati Uniti. Quindi comunque sia, poi la prima, abbiamo detto, da quest'altra parte invece la prima del girone E con la seconda del girone, quindi c'è la possibilità di un Francia Germania nel quarto di finale. Bellissima, sicuramente sarà una grandissima partita se ci sarà. Però occhio anche a questo Belgio che va avanti. E quindi rischio il quarto Belgio Argentina. C'è anche sì questo rischio, perché il Belgio sta andando avanti silenziosamente, però sta dicendo la sua. E poi anche gli Stati Uniti però non sono da sottovalutare. No, domani secondo me ci avremo delle sorprese. Allora chiudiamo vedendo il programma di domani. Domani, cioè oggi oramai, c'è a Stati Uniti Germania alle 18 da Recife, e in contemporanea Portogallo Ghana e Portogallo si giocano l'ultime chance di passare come secondi. Ovviamente noi facciamo il tifo per un pareggio tra Stati Uniti e Germania. Noi dico io. E poi invece per il girone H alle 22 da San Paolo, Corea del Sud, Belgio già qualificato, Corea del Sud invece si gioca le ultime chance, Algeria, Russia, questa secondo me è la partita clou, perché una delle due può passare, basta solo il pareggio all'Algeria, la Russia di Capello, che ospita il mondiale 2018, rischia di stare fuori. E quindi no? Capello già aveva annunciato prima del mondiale: vi stupirò forse andando a casa. esattamente. Va bene, allora io andrei in chiusura, ringrazio Federico il Pampasozio di essere stato qui con noi.
Grazie a tutti, buonanotte. E Alberto Polinori. Grazie a tutti anche, buonanotte. Buonanotte qui, qui a Roma. Buongiorno già. Esatto. E una buonanotte, buonasera a Latino America. Esattamente. Alberto, che dici? Chiudiamo con Sergio Mendez? Ok, andiamo con quel grande musicista e arrangiatore, perché la canzone questa non è sua, è di George Ben, però il miglior arrangiamento che c'è a questa canzone lo ha fatto Sergio Mendez con il suo Brasil 66. Allora, Sergio Mendez col suo Brasil 66 e Mais Que Nada. Beh, una canzone che ce la spieghi tutte le volte, insomma, che comunque anche per chi non la conosce è sempre più passata, diciamo. La canzone, il testo è molto semplice, parla di una persona che vuole entrare a ballare e le dice a quello, al signor che sta, al custode nella porta, che lo lascia entrare, tutto lì. Perfetto, buonanotte, grazie. Samba.